diretta e diamo allora la parola a Francesco Casula, che è il general manager della 3A di Arborea. Prego, dottor Casula. Mi presento, appunto, sono il direttore generale della cooperativa Arborea, che è una industria leader in Sardegna nel settore del latte, è la più grande azienda agroalimentare in Sardegna in termini di fatturato. Stato chiamato, appunto, invitato appunto dai colleghi che condividono, insomma, la vita dell'azienda tutti i giorni. L'azienda Arborea si caratterizza, riteniamo noi, per un buon livello di relazioni industriali da sempre e anche in particolare in questo periodo. Viene spesso, diciamo, chiamata ad esempio, insomma, di un'industria sarda che genera, appunto, soprattutto ricadute nel territorio, sia in quanto rappresenta fondamentalmente tutta la filiera. È un'azienda che si occupa e interessa la produzione del latte in Sardegna, adesso anche quella ovicaprina, ancorché limitata, la trasformazione, la valorizzazione, fino proprio alla consegna nel punto di vendita di tutti i prodotti. Un'azienda che l'anno scorso ha fatturato 135 milioni di euro e conta complessivamente 220 addetti diretti nella trasformazione, ma sulla base delle nostre valutazioni, diciamo, l'indotto, quindi comprendendo anche l'attività di produzione agricola dei nostri soci, che sono 250 aziende agricole e di circa, diciamo, 2.400-2.500 unità che creano, appunto, presenti in Sardegna. Un'azienda che è cresciuta e ha fatto crescere, riteniamo, la Sardegna, che ha fatto della Sardegna il proprio mercato di riferimento, perché fondamentalmente abbiamo occupato qualunque, diciamo, canale di distribuzione, opportunità di commercializzazione presente in Sardegna. Ad esempio sul latte fresco abbiamo il 90% di quota, però anche su prodotti che possono arrivare da tutto il mondo, come il latte a lunga conservazione, abbiamo una quota del 70%, quindi questo vuol dire che c'è un grande riconoscimento da parte del consumatore del lavoro che facciamo. Abbiamo intrapreso di recente un percorso di crescita fuori dal territorio regionale, quindi, diciamo, la nostra realtà non si identifica con la situazione generale del food, in cui si importa l'85%, insomma, delle esigenze del territorio, anzi noi abbiamo una produzione che è superiore rispetto a quelle che sono le esigenze di consumo del territorio regionale. E quindi abbiamo più o meno di recente, da circa 5-6 anni, avviato questo percorso di sviluppo fuori dal territorio regionale dei nostri prodotti. E ci stiamo dando, appunto, un impulso importante. Ed è proprio su questo, insomma, che fondamentalmente volevo portare, insomma, la nostra esperienza, perché ho letto la pubblicazione, ho sentito, insomma, molti interventi, e quindi la storia di questa azienda è una storia, come dire, che molti ritengono, non solo io, insomma, un buon esempio, ecco, per l'economia regionale, ma io penso che sia importante anche dirsi la verità, nel senso, io ho sentito molti interventi giusti, come dire, corretti, propositivi. Ad esempio, quando si parla di qualità, occorre veramente, insomma, capire e cercare di capire di che cosa stiamo parlando. Quando si parla, ad esempio, di formaggio di qualità, se effettivamente riusciamo a capire, insomma, quali sono le declinazioni di questi concetti di qualità, ad esempio dei formaggi o del latte, perché spesso vedo, insomma, l'equivalenza, insomma, è sardo e quindi anche di qualità, e lo dice un'azienda che rappresenta, che produce assolutamente, anzi esporta materia prima regionale che viene utilizzata da latterie, insomma, gran parte del latte che viene confezionato a Roma nelle centrali del latte è latte di Arborea, insomma, è sardo.
Però questo concetto, insomma, questa equivalenza tra server e prodotto di qualità, insomma, va rivista, secondo me, in maniera critica importante. Lo dico perché, perché quando si va fuori e si ha la fortuna, come l'ho io, insomma, di conoscere il mondo e le altre realtà, ad esempio la tiro casearie, non so, uno va in Nuova Zelanda, dove, come dire, gli inglesi sono arrivati 3 secoli fa, cioè quindi una civiltà giovanissima, dove si producono 2,5 volte il quantitativo di latte italiano in un'unica cooperativa, con un unico marchio, dove c'è un centro di ricerca, perché poi si parla anche di ricerca, dove lavorano 14.000 ricercatori sul latte, okay? Che è la più grande concentrazione di tutti gli scienziati dell'emisfero sud del mondo, stanno in una cittadina e studiano i problemi del latte, come fare il miglior formaggio del mondo e venderlo, dove dalla cooperativa il latte, i formaggi escono con il treno, non escono con, insomma, i bilici. Ecco, quando uno ha la fortuna di capire le dinamiche del mondo e le opportunità che ci sono nel mondo, perché ci sono enormi opportunità dal mercato internazionale, anche per prodotti basici come ad esempio il latte UHT o altri prodotti veramente di largo consumo, allora deve capire che ci sono tante opportunità, ma se questa qualità viene declinata come il consumatore la vuole e non come riteniamo che debba essere. E quindi partire dal consumatore è, come dire, l'aspetto, il pilastro fondamentale, da cui bisogna assolutamente, per poi costruire dopo la filiera, perché noi siamo abituati a costruire la filiera e poi a intercettare le esigenze del consumatore. Invece bisogna partire dalle esigenze del consumatore globale, perché il consumatore europeo, a mio parere, non è più un riferimento per i prossimi 20-30 anni, e quindi dobbiamo pensare al consumatore globale, che cosa vuole, e poi costruire la filiera e capire se questa ha una ricaduta in Sardegna. Questo è, come dire, secondo me il percorso che va fatto, perché se partiamo dal e continuiamo a fare gli errori che abbiamo fatto, quindi partire dalla produzione e poi cercare di adeguare al mercato, noi ci troveremo a seguire, insomma, una pubblicazione analoga nei prossimi 5, 6, 10 anni che purtroppo ripercorrerà, insomma, molte cose che sono state sentite oggi. Quindi io cerco, insomma, sempre di portare comunque l'esperienza di Arborea come buona prassi, insomma, di una filiera agricola in Sardegna, ma mettendosi sempre in discussione. Noi lo facciamo sempre al nostro interno, perché il mondo sta andando a una velocità molto, molto, come dire, ogni mese è diverso da quello precedente, giusto per dare un ordine di grandezza, e quindi bisogna interpretare questi cambiamenti e mettersi in discussione. E quindi, e penso che lo debba fare tutto il sistema anche agricolo regionale, perché è vero che l'agricoltura può essere un elemento di sviluppo, ma se partiamo da quello che l'agricoltura, diciamo, da quelle che sono le esigenze e non da quello che, diciamo, è il conosciuto, insomma, quello che è sempre stato fino adesso. Grazie. Grazie a lei. Molto interessante.